L'incidente stradale, la sentenza di morte emessa dalla mafia, la ricomposizione della giunta regionale, le croci del presidente della regione Crocetta. È chiaro adesso, superate le emergenze, c'è adesso anche quella. Saranno fulmini e saette. Avevo notato le difficoltà già al primo casello. Il presidente della regione annuncia provvedimenti dopo il grave incidente subito lungo l'autostrada Siracusa-Gela. La seconda automobile di scorta si è schiantata contro un pilone di cemento e ferro di un casello non ancora operativo. Fratture per l'agente Antonio Griccoli, 45 anni, ed è invece in coma farmacologico il capo scorta Enzo Zerbo, 50 anni. Crocetta ha convocato i dirigenti del CAS, il Consorzio Autostrade Siciliane. I lavori al casello di Cassibile, teatro dell'impatto, sono in corso da tempo. Alla festa del megafono a Gela, Rosario Crocetta ha rivelato: sono un presidente condannato a morte. Un pentito ha riferito che la condanna può essere cancellata solo da chi l'ha emessa. Ma chi l'ha emessa è deceduto. Il boss Daniele Emanuello, ucciso in un conflitto a fuoco con la polizia 6 anni fa. Dunque la mafia mi sta addosso. E poi la mafia non si farà rubare i miliardi senza reagire, quindi potrebbe riprendere la tentazione stragista contro un governo Crocetta che vuole cambiare le cose. Il sistema criminale è sbalordito dalle inchieste che si susseguono e mettono in mostra un sistema marcio al quale siamo riusciti a sottrarre 13 milioni di euro di terreno rubati alla mafia. Il sistema regione ha fatto una saldatura con quello criminale, soprattutto a Palermo. Ed in occasione della stessa convention del megafono, Crocetta ha difeso il lavoro della sua giunta e ha letto dal suo telefono cellulare un messaggio SMS che gli ha inviato una grigentina originaria di Burgio. Lei è l'assessore regionale alla formazione, Nelly Scilabra, e ha scritto a Crocetta: solo tu puoi capire e darmi risposte. Lotto per questa nostra rivoluzione. Vorrei non sbagliare, non farti sbagliare, ma ormai da mesi provo solo la solitudine. Scusa lo sfogo, ma lo posso fare solo con te. Non fa niente anche se non rispondi. Notte, presidente. E Crocetta ha letto anche la risposta che ha inviato a Nelly Scilabra: fregatene, ti voglio bene, notte. Poi, ancora sulla giunta e la ricomposizione invocata dal Partito Democratico, il presidente della regione ripete: è tutto un problema di posti, di visibilità intesa come spartizione del potere. Non posso discutere da 9 mesi sempre della rotazione di assessori. Mi fanno perdere tempo. Dal primo giorno che ho nominato la giunta c'erano già i concorrenti, ma io avevo chiesto 1 anno di tempo per una valutazione completa. Non mi pare che stiamo lavorando male. L'assessore Lobello ha sbloccato 2.500 pratiche e con l'assessore Bianchi non abbiamo fatto nessun taglio ai posti di lavoro. Sia la Scilabra che Bartolotta lavorano bene, dunque non capisco perché dovrei sostituirli. Vi rendete conto che questi erano problemi che si trascinavano da mesi e persino da 1 anno?